Buonasera a tutti, questa è l'occasione per la presentazione della lista di Ostuni che lavora per le prossime elezioni amministrative nella città di Ostuni. Noi siamo schierati, siamo una delle 8 liste a sostegno del candidato sindaco, architetto Angelo Pomes, e vogliamo raggiungere un obiettivo di vittoria del sindaco, ma anche di affermazione della lista Ostuni che lavora, il cui simbolo è quello che vedete alla mia destra, vicino al simbolo, all'immagine del candidato sindaco. Anzi, lo circondiamo, come vedete, per sostenerlo e per tenerlo in piedi in maniera sostanziosa. Allora, innanzitutto una breve premessa sulla lista Ostuni che lavora. Non è una lista inventata ieri e che scomparirà domani o dopodomani. Ostuni che lavora è una lista civica che raccoglie esperienze, professionalità, entusiasmi che caratterizzano la società ostunese, che è presente in tutte le competizioni amministrative dal 2002 ad oggi. Quindi è una lista che può tagliare il traguardo e festeggiare il ventennale della sua presenza e della sua esperienza. Hanno caratterizzato la stessa persone che hanno lasciato un segno nella nostra città, a partire dal fondatore insieme a me di questa lista, cioè del mio fraterno e carissimo amico Peppino Zurlo, che è stato presidente del Consiglio di Comunale di Ostuni, passando all'assessore e vice sindaco ingegnere Antonio Blasi e a tanti altri che hanno svolto con impegno e serietà il ruolo di consiglieri e di assessori. Quel simbolo ha un senso ed un significato molto preciso. Innanzitutto, i colori non sono occasionali, sono i colori della nostra città, perché il giallo e l'azzurro sono i colori ufficiali della città di Ostuni. Quegli ingranaggi, la cui paternità viene data all'ingegnere Roberto Melpignano, noto dirigente del Comune di Ostuni, anche quelli hanno un significato profondo, cioè la capacità innanzitutto di interpretare il messaggio e la necessità del lavoro, della operosità, della produttività, ma anche l'incastro che c'è perché tutto funzioni bene e che quindi venga riportato all'interno di un contesto politico e amministrativo perché gli ingranaggi combacino, funzionino e la macchina amministrativa possa dare le risposte che i cittadini attendono. Quindi, come vedete, non è una lista o un'immagine o un simbolo che è stato partorito per caso o solo per mettere insieme qualcuno scappato di casa come quelli che hanno amministrato finora la nostra città, ma ha un senso ed un significato profondo e quindi tutti coloro i quali partecipano, accettano di candidarsi, sanno di partecipare ad un progetto che ha radici e fondamenta molto, ma molto profonde ed un significato che quindi deve stimolarvi a dare il meglio di voi stessi per onorare la vostra lista e per naturalmente essere protagonisti in questo progetto, mi auguro, di governo della città. Qual è la situazione nella quale ci muoviamo? Penso una brevissima considerazione. Un fallimento politico-amministrativo che si è protratto ormai per quasi un decennio, che è trascorso e passato inutilmente senza che nessuno se ne sia accorto, se non per
gli scioglimenti del Consiglio e per quello che è accaduto o non accaduto, meglio nella nostra città, atteso che progetti e programmi che erano stati quasi conclusi sono rimasti nel cassetto e la città vive una situazione drammatica di mancanza di credibilità e di affidabilità sul piano politico e amministrativo, non ha più rappresentanze in nessun ente, né nella regione, né nella provincia, né negli enti di secondo grado, perché ha perduto autorevolezza e quando un'istituzione perde autorevolezza non è in grado più di difendere la sua comunità e soprattutto non sono stati in grado in questi anni di portare a termine progetti riguardanti la collettività e la comunità. Non siamo stati in grado di adeguare il nostro piano regolatore al PPTR, nonostante un lavoro di anni e soldi spesi che necessitavano solo dell'ultimo step, hanno dormito, sbagliato e adesso bisognerà ricominciare da capo. Avevamo vinto una battaglia con la Regione e con i privati per fare una nuova 167 a Ostuni, 250 alloggi da dare ai privati e alle cooperative. Anche questa è rimasta lì ed è stata abbandonata, nonostante oltre 200.000 euro pagati ai progettisti e al professore Gabrielli anche per alti pareri espressi. In tutti i settori, piano delle coste ed altro, fallimenti, ritardi, ignavia ed incapacità. Avete tutti assistito ai tentativi ridicoli di fare dei concorsi, non sono stati in grado nemmeno di fare delle graduatorie provvisorie di vigili urbani. A tutto questo, cioè all'incapacità politica che è quello che ci compete per quanto riguarda il giudizio, si aggiungono anche due scioglimenti del Consiglio nell'arco di un lasso di tempo abbastanza breve. Il secondo, nonostante i tentativi di addebitare ai nostri nonni o ai nostri padri le responsabilità, il che è già ridicolo, vuol dire, bisogna solamente considerare una cosa. C'è stata un'indagine di una commissione fatta da questori, da prefetti venuti da tutta Italia. La valutazione è stata fatta dal prefetto di Brindisi, che nessuno di noi conosceva. È andata al Ministero, che ha fatto la proposta, e un governo dove erano rappresentate tutte le forze politiche ha deciso per lo scioglimento. C'è stata una sentenza del TAR, una sentenza del Tribunale di Brindisi, quindi io al posto loro avrei preso atto di questo e avrei, come si dice, girato i tacchi e lasciato il campo che ha dimostrato questa inadeguatezza della classe politica che per questi 8 anni ha lasciato la città di Ostuni in balia del nullismo e del pressappochismo. Noi dobbiamo porre rimedio a questo, vi dico anche perché il messaggio positivo dobbiamo dare, non accettare provocazioni e fare polemica, anche perché il risultato vi garantisco che se non succedono terremoti o cataclismi sarà non positivo di più per la forza della coalizione messa in campo, per l'appeal e il gradimento che il candidato sindaco ha e per la consistenza delle liste scese in campo che già la dicono lunga sul divario che esiste tra la nostra coalizione e gli avversari. Non è un risultato strano. Se andate a rivedere i risultati delle elezioni degli ultimi 20 anni, vi renderete conto che il centrodestra Ostuni non ha mai superato o al primo turno o nel voto politico, cioè quello scevro da accordicchi o da trucchetti, non ha mai superato il 30-34% e questa volta si attesterà sullo stesso risultato, forse qualcosina in meno. Bene, allora, Ostuni che lavora è una lista che, come sempre, innanzitutto presenta un rinnovamento di 2/3 rispetto alle elezioni del 2019. Ha un'età media che si aggira intorno ai 40-42 anni, il più giovane
ne ha 24 o 23, che è il figlio dell'avvocato Zurlo, Andrea, il figlio dell'avvocato Marzio, vi chiedo scusa, Andrea Marzio, che è del 98, così come un altro carissimo amico, Alessandro, che è qualche mese solo più grande. Ci sono all'interno della stessa varie professionalità, avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, professionisti, imprenditori, agenti immobiliari, quindi professori di scuola. È una lista che rappresenta ancora una volta proprio le categorie sociali che una città produce, che hanno voglia di mettersi in gioco e di dare il loro contributo per l'amministrazione di questa città. Qualcuno è assente stasera, giustificato, per esempio Flore Angelo ha avuto un piccolo intervento chirurgico ieri e quindi mi ha telefonato, non poteva essere presente stasera. Allora, partiamo da Andriola Anna, che è la prima in lista, mi pare forse che è assente anche, è una casalinga che scese in campo per dare il suo apporto a questa lista. La lista ha anche, mi pare, se non ricordo male, 11 donne e 13 uomini, quindi nel pieno rispetto del rapporto. Ce n'è un'altra che abbiamo anche messo a punto noi, quella del Partito Socialista, che invece ha il rapporto inverso e quindi insieme si compensano. Il rapporto tra gli uomini e le donne è paritario, perché l'altra mi pare che abbia 13 donne e 11 uomini. Calabrese Raffaele, anche questo è uno di quelli confermati, che era in lista anche nel 2019, è un agente immobiliare. Poi c'è invece una new entry, Camassa Stefano, che io invito naturalmente a raggiungermi e a farsi inquadrare dalla telecamera. Camassa Stefano penso che sia la prima o la seconda esperienza politica, non ricordo. La prima esperienza politica, è un operatore nel settore di computer, altro lavora per conto registratore di cassa, lavora per l'Olivetti, e ho visto, ho già potuto notare un particolare entusiasmo ed un impegno che fa ben sperare tutti quanti voi per il contributo che Stefano darà alla lista Ostuni che lavora. Bocca al lupo e che lo stesso crepi e che ti arrechi successo. Segue Cavallo Mimma. Mimma è un'altra delle presenze costanti nella lista Ostuni che lavora e è stata anche al mio fianco candidata alle elezioni quando io ero candidato sindaco e quando lo sono stato, forse pure una volta quando ho vinto, quindi è una professionista, operatrice del settore dell'agricoltura, consulente diciamo di alto livello in questo settore. Io la ringrazio per avere ancora una volta accettato la responsabilità di una candidatura e ti faccio i miei migliori auguri. Farina Agostino è un giovane, un operatore del servizio del 118, che quindi prima lavorava con, ha fatto anche volontariato, penso per tanti anni, con le associazioni. Adesso hanno avuto tutti l'onore e l'onere di transitare alla Sanitas Service, cioè alla società in house della ASL. Stanno avendo qualche problema di sistemazione, di organizzazione, però ecco, voglio dire, lui è caratterizzato da questo grande spirito di generosità e di altruismo nel servire gli altri e chi ha bisogno. Auguri. Grazie. Agostino. Flore Angelo Raffaele, ve l'ho detto, è assente perché è infortunato, anche lui però è uno di quelli
di quel 30% confermato, è stato in lista altre volte, prima era un dirigente nel settore della sicurezza privata, adesso è in pensione. Poi c'è Fumarola Pietro, nella scorsa elezione era candidato con notevole successo nella lista Tanzarella Perostuni. Quindi questa volta, siccome Tanzarella Perostuni, per evitare di essere invadenti o autoreferenziali, l'abbiamo momentaneamente accantonata, messa in stand-by, Piero è candidato nella lista. Lo ripeto ogni tanto per ricordare che quella lì è Ostuni che lavora. Lui è stato il protagonista e non l'inventore, ma chi ha avviato nella nostra città proprio quel sistema del 118, ha lavorato, ha fatto lavorare, formato tanti ragazzi che oggi hanno trovato questo sbocco occupazionale nella Sanitas Service e continua, anzi forse lavori troppo perché ti ho detto che ti ho visto notevolmente dimagrito ed emaciato. Quindi auguri e buon lavoro, Piero. Grazie. Dopo Piero Fumarola c'è Gianfranco Greco, il collega, l'avvocato Gianfranco Greco, che era in lista anche l'altra volta, non mi ricordo, forse anche tu con Tanzarella Perostuni, o sempre in Ostuni? Ah, sempre Ostuni che lavora, quindi è un fedelissimo. Gianfranco Greco, vi dicevo, è un collega che ha anche aspirazioni imprenditoriali e quindi io gli faccio i migliori auguri, perché quando c'è spirito di iniziativa, serietà nell'esplicare le funzioni e le mansioni che uno ha, diciamo, è una garanzia di serietà, specialmente in questa città che penso abbia bisogno di persone in grado di affrontare e risolvere i problemi rispettando la legge. E scusate se è poco, certo per qualcuno può essere difficile, per noi non lo è mai stato. Auguri Gianfranco. Dopo Greco Gianfranco, Le Grottaglie Miriana. Le Grottaglie Miriana è una operatrice socio-sanitaria, una OSS. Si occupa di assistenza per i bambini disabili. Quindi siamo in perfetta sintonia con la necessità di aiutare chi ha bisogno, di essere attenti, di essere sensibili. E come si dice, in questo settore, ne parlavamo proprio ieri sera anche con il candidato sindaco, ci vorrebbero tanti soldi per venire incontro alle carenze e alle necessità che ci sono. È molto difficile perché non ci sono bacchette magiche, però i soldi che sono disponibili e i finanziamenti che arrivano vanno utilizzati nella maniera più razionale possibile, cercando anche di fare scelte prioritarie per dare risposte a chi ha più bisogno. Auguri Miriana. Naturalmente l'invito a tutti ad essere molto motivati, efficaci, a non lasciare niente al caso e andare a cercare il consenso con molta umiltà ma con molta determinazione, perché questo è il segreto del successo di una lista. Libardo Vanessa. Libardo Vanessa è, oltre a un'amica, figlia dei miei carissimi amici. Il padre mi ha sopportato per tantissimi anni come collaboratore autista del comune, infatti l'ho distrutto quasi in 12 anni consecutivi di lavoro. Vanessa è laureata in legge, quindi una collega che è stata anche presso il mio studio, adesso collabora con una grandissima società che è nel campo del turismo di Ostuni, quindi so che sei animata da grande entusiasmo e che non ti ferma nemmeno, solo con le pistole ti possono fermare. Auguri e complimenti. Marzio Andrea, ecco, il più giovane della nostra lista, giovane, ma nonostante giovane, laureato, ma soprattutto io di Andrea apprezzo perché
è come se mi rivedessi, no? La capacità di coltivare l'aspirazione di svolgere una professione con quella di coniugarla con un'esperienza sportiva. Lui è un giocatore di prestigio della squadra dello Stuni Calcio e quindi abbiate pazienza, io lo apprezzo moltissimo proprio perché nella vita bisogna non essere solo bravi sui libri e stare attaccato a una sedia, ma essere capace di socializzare, di coltivare il proprio talento in vari settori. Certo, senza metterti in testa che da grande farai i giocatori di pallone, perché poi non si sa mai, e allora va curato. Tanti auguri e complimenti, Andrea. Grazie. Marcio Andrea, dopo Marcio Andrea, Milone Angela. Milone Angela era anche candidata nella esperienza precedente del 2019 con notevole successo in una lista forse dello Stuni Popolare, no? Sì. Milone Angela non ha bisogno di particolari presentazioni. Io rinvidio che ha due lauree sia in architettura che in ingegneria, ha avuto anche esperienze di carattere amministrativo nella commissione edilizia, Ustuni, nel consiglio dell'ordine, mi pare anche degli architetti, insomma, e degli ingegneri. È una persona che può dare un notevole apporto dal punto di vista professionale ed amministrativo alla nostra città e intanto alla nostra lista. Auguri, Angelo. Moro Isabella. Moro Isabella è una professoressa con laurea in lingue e letterature straniere, quindi anche questo settore è coperto dalla nostra lista. Lei vive a Francavilla, ma ha tutti i parenti, è originaria di Ustuni e quindi anche lei sta lavorando per noi. Noi dovevamo metterci tutte quelle magliette noi per voi, per spiegare anche graficamente che cosa facciamo e perché lavoriamo in questa direzione. Forza, grazie, Isabella, grazie. E fino grazie. Al 15 di maggio fai di tutto per avere tu il successo che meriti, ma per dare a noi tutti l'apporto necessario e indispensabile per la vittoria. Grazie. Complimenti. Grazie. Nato la Margherita, non so se c'è, forse è assente, anche lei è una giovane che lavora presso la Nicolaus di Ustuni, quindi io penso che tutti quelli che siano abbinati, che lavorano con questa azienda, che abbiamo il piacere di avere al nostro fianco a sostenerci moralmente, ma dovrebbero avere lo stesso successo che ha avuto e la capacità che hanno avuto questi amici e questi ragazzi. Ricordatevi che Giuseppe Pagliara è stato assessore del Partito Socialista negli anni, alla fine degli anni 90, primi del 2000, assessore al turismo e alla urbanistica. Quindi, come si dice, non c'è bisogno del sogno americano. Anche qui da noi si può avere il sogno, coltivare il talento e raggiungere obiettivi. Ed è quello che noi vogliamo fare insieme a tutti voi. A Nato la Margherita naturalmente vanno i miei auguri. Dopo Nato la Margherita, Palma Pietro. Palma Pietro, eccolo. No, perché mi meravigliavo, io apprezzo sempre, sai, le tue mise, i tuoi abbinamenti spettacolari, no, in sintonia con quelli che il nostro presidente, ideatore di questa lista, pure ogni tanto metteva in atto, sempre mi riferisco al mio fraterno amico Peppino Zullo. Pietro Palma è c'ha un'azienda di pulizie nella nostra città, come si dice, e non solo nella nostra città, lo chiamano ovunque e comunque lui arriva sempre. Grazie Piero e complimenti e auguri anche a te e forza, tu ce l'hai perché sei determinato sempre e non hai paura di nessuna difficoltà. Bene, grazie Piero.
dopo Piero Palma, Angela Palmieri. Anche Angela Palmieri era candidata nella lista Tanzarella per Ostuni, mi pare nel 2019, e laureata in scienze tecniche psicologiche, ha operato nel settore sempre dei servizi sociali, è stata presidente di una storica cooperativa della nostra città e quindi la sua esperienza e la sua professionalità ci servirà sia nella messa a punto delle strategie nel settore specifico, sia attraverso una presenza qualificata nei servizi sociali, che è sempre indispensabile. Grazie ed auguri, Angelo. Questo lo prendemmo a un mercato estivo e autunnale dei giocatori. Una volta si piccava di fare i giocatori di pallone, poi fa il maratoneta, però al secolo, diciamo, è conosciuto come il geometra Giovanni Parisi, poi si è pure laureato, quindi diciamo che è una delle nostre punte di diamante ed è, come si dice, uno che ha il consenso tra la gente e questo fa ben sperare sempre la lista Ostuni che lavora. Anche tu penso che sei stato candidato forse dall'inizio con questa lista e quindi, come si dice, ormai ha acquisito, non lo posso togliere più da queste liste, perché lui ha usucapito la candidatura, ormai sono passati 20 anni, vedi il collega Andrea Pinto ride. Giovanni, ti auguro di ripetere i successi precedenti, però aiutami un po' se puoi qualche volta, vedi. Grazie, auguri a Giovanni. Allora, dopo Parisi, Giovanni, c'è un altro pezzo da 90. Un seguace di Moretti, perché lui gira in Vespa e con il foulard, quindi è, diciamo, in sintonia con l'orientamento politico e culturale che ci contraddistingue. Allora, Andrea Pinto è stato già assessore, è un commercialista di riguardo, è stato assessore del Comune di Ostuni alle finanze e al bilancio, nonché anche si è sperimentato anche assessore all'urbanistica. Quindi diciamo che ha i requisiti per poter farsi valere e dare un contributo. Potresti fare meglio di quelli che ci hanno preceduto, su questo non ho dubbi. Auguri, Andrea. Grazie, Domenico, tanti auguri. Se mi permetti, volevo ricordare agli amici che, come già ha detto Domenico, questa lista Ostuni che lavoro è presente quasi da 20 anni, ma è sempre stata presente nelle competizioni, e di tutte e 13 le liste che noi troveremo sulla scheda è quella che è stata sempre ben rappresentata e presente. No, quindi sempre, dobbiamo essere orgogliosi. Sempre presente. Così come il Partito Socialista è l'unico partito sopravvissuto a tutti i terremoti, a tutto, questa lista Ostuni che lavora è presente da 20 anni e ha sempre eletto consiglieri comunali ed assessori. Hai fatto bene a ricordarmelo, sai, perché ogni tanto io perdo qualche colpo ormai con il passare del tempo. Specchia Laura. Specchia Laura è un'altra delle donne presenti in questa lista. Lei si schernisce, ma in realtà è un'imprenditrice, perché lavora presso l'azienda di famiglia e poi ha un ruolo anche particolare. Io ho detto, fecero un film una volta sui tagliatori di teste. Cioè lei in questa azienda assume e licenzia le persone, quindi ha una responsabilità, questo vuol dire che non ti fa paura niente, che potrai svolgere qualunque e qualsiasi ruolo all'interno anche della pubblica amministrazione. A te i miei migliori auguri, già l'altra volta eri candidata e hai avuto un notevole riscontro di consenso e quindi in bocca al lupo. Tagliente Raffaele. Questo giovane, alto e slanciato, è una new entry, è candidato per la prima volta, penso, è un dipendente della società
trasporti pubblici di Brindisi, quindi anche lui ha il senso della responsabilità, perché guidare un pullman non è uno scherzo, significa avere sulle spalle la responsabilità di bambini, di anziani e di tutti coloro i quali salgono su un mezzo pubblico di trasporto. Ti ringrazio per la candidatura, in bocca al lupo. Tenzello Domenico, poi lo saltiamo, lo presentano loro. Tasselli Nicola. Buonasera. Buonasera. Tasselli Nicola è un'istituzione nella nostra città. No, lui è erede di una dinastia. Io quando avevo bisogno del padre, che era, diciamo, un'autorità nel settore degli elettrodomestici, dicevo sempre che avere te, una volta quando ti chiamo a casa, si fa prima avere il professore Gigante, noto chirurgo dell'ospedale di Ostuni, perché diventavano preziosi, erano e sono preziosissimi. Nicola continua questa tradizione, ha un'attività commerciale nel settore appunto degli elettrodomestici e quindi fa onore alla tua presenza nella nostra lista, proprio perché in Ostuni che lavora tu ci stai benissimo. Sono orgoglioso di questo. Tanti auguri. Grazie, e complimenti. Grazie. Turco Antonello. Visto che sorrideva e mi guardava, quindi conosci l'alfabeto, hai capito che toccava a te. Antonella Turco era candidata anche nella consultazione precedente, e una ostetrica, quindi come si dice, una professione difficile, per certi versi entusiasmante. Mi fa ricordare il danno che è stato arrecato alla città di Ostuni con la chiusura dell'ostetricia, ginecologia e la pediatria. Non penso che sia stata una bella scelta, anche se obbligata per certi versi da una normativa, ma se la stessa fosse stata applicata ed interpretata correttamente, e cioè sommando i parti di Ostuni e di Fasano, perché i due ospedali erano accorpati, Ostuni avrebbe conservato quella branca e quel reparto. Questo bisognerebbe ricordarlo poi a qualcuno che ogni tanto viene a Ostuni a fare il professore, facendo vedere che si interessa particolarmente della nostra città, per costruire l'ospedale però a Monopoli Fasano. Cioè, voglio dire, noi anello al naso non ce l'abbiamo, tanto per capire, e Antonella nemmeno, perché vi garantisco che è una molto pugnace, molto forte e non si arrende di fronte alle avversità. Auguri e complimenti, Antonella. Zaccaria Alessandro, ecco, questo è l'altro più giovane della nostra lista, un laureando in ingegneria. Ti devi dare da fare che abbiamo bisogno di te. Ha accettato di candidarsi perché da tempo aveva mostrato particolare interesse per, come dovrebbero fare tutti, perché dice che la politica non è una professione, la politica è una passione, ed è il fatto di essere dei cittadini compiuti significa già fare politica, cioè interessarsi di quello che accade tutti i giorni intorno a noi. E Alessandro, io avevo notato che da tempo aveva questa passione, partecipava, voleva sapere, voleva conoscere, ha partecipato, ha fatto qualche iniziativa di carattere anche comunicativo con la radio, con la cosa, e quindi alla mia proposta ha subito accettato, perché in realtà tutti noi dobbiamo renderci conto che partecipare ad una competizione elettorale, essere presente in un'attività di un'associazione, di un movimento, è qualcosa, è un'esperienza positiva, perché la politica non è cattiva, sono cattive le persone che la fanno alcune volte, ma la politica no, e quindi da questo punto di vista sono esempi virtuosi da seguire. Auguri e complimenti. Bene, la nostra lista è terminata. L'invito, no, non c'è bisogno che mi presenti, non c'è bisogno che mi presenti, perché io appartengo alla categoria, come ha detto qualcuno, che dovrebbe vergognarsi di essere stato amministratore in questa città. Io appartengo alla categoria dei dinosauri,
Sono un dinosauro però che mi auguro di avere molti emuli, perché se tutti i dinosauri hanno vinto tutte le elezioni che ho vinto io, ma non nel secolo scorso. Cioè, io vi invito a vedere i risultati elettorali solo degli ultimi 7-8 anni, cioè da quando io non sono più sindaco. Ho partecipato alle elezioni regionali del 2015 e sono stato il primo degli non eletti per 200-300 voti, oltre 5.000 voti di presenze. Ho partecipato alle elezioni del 2017 alla provincia e sono stato il primo degli eletti e grazie a quel risultato ho fatto per 2 anni il vicepresidente ed il presidente vicario. Nel 2019 mi sono ricandidato sindaco e ho preso più voti di tutti, nessuno ha preso i voti che avevo preso io. Quindi io invito queste persone che stanno sentendo, come si dice, l'acqua salire sempre più verso la gola e verso il naso, a stare sereni. Io sto vedendo che il centrodestra è un po' agitato, è un po' nervoso, sta ponendo in atto delle iniziative, diciamo, vergognose nei confronti di amici, di compagni in questa campagna elettorale. Guardate che nella vita è importante saper vincere e anche e soprattutto saper perdere. Questa volta perderete, fatevene una ragione, cercate di organizzarvi per essere un po' più seri e competitivi. La prossima volta, chissà quando, avrete l'occasione di poter amministrare questa città. L'avete avuta per 2 volte, per circostanze e per occasioni particolari, non l'avete nemmeno saputa sfruttare, anzi avete fatto vergognare gli ostunesi di fronte alla comunità internazionale. Abbiate il senso della vergogna di piegare la testa e di chiedere scusa alla città. Forse sarebbe stato molto più dignitoso. Grazie a tutti e il 14 e il 15 Ostuni che lavora ed il candidato sindaco Angelo Pomes.